Questo che vedete è l'altro stelo e hanno di particolare queste forcelle che non si possono smontare, quindi la molla non esce perché è stata fatta una bordatura alla pressa sia sopra che sotto per ridurre i costi. Ovviamente non fare un filetto, non fare una ghiera filettata e quant'altro è andato a risparmiare un sacco di soldi la casa madre, no? Quindi, siccome che io mi piace elaborare, provare soluzioni, strade nuove. Il mio canale è anche fatto per elaborazioni. Ho deciso di provare ad aprirlo. Ce la farò? Non ce la farò? Non lo so. Comunque, questo è. Ho trovato un anello nel canotto di sterzo conico. Io lo porterò a 40 all'interno. Andrà a incastrarsi alla perfezione. E tutto questo pezzo insieme all'anello che farà da tenuta per non rovinare lo stelo. Lo chiuderò nella lunetta del tornio. La lunetta è un attrezzo a tre punte che chiude, è una prolunga del mandrino, diciamo. Girando piano il tornio e scaldandolo, io adesso ho finito addirittura il cannello, non si è rotto. Comunque scaldandolo riuscirò, proverò ad allargare questa bordatura in modo che esca fuori questa ghiera insieme alla cartuccia e alla molla. Poi vedrò di proverò a modificare le lamelle che fanno i passaggi dell'olio in modo da indurire e poi vedrò anche se ci sarà qualche altra cosa da fare. Primo passaggio è portare questa 40 sul tornio. Questo qua deve fare solo da supporto, questo anello, per non far deformare il fodero. Quindi questo lo fermo qui, con l'attrezzo vado dentro e tiro fuori. Tenuto fermo da questa, la lunetta, e la molla viene schiacciata del contropunta, in modo che non rimane in tiro. Tatam, vediamo un po'. Vediamo un po' se viene fuori o se è solo appoggiato. Questo dovrebbe esserci dentro la molla. Montiamo tutto. Allora, qui c'è un tendimolla, penso, cosa del genere. Questa non c'entra niente. Questa è la molla. Praticamente questa è la forcella aperta. Una molla. Questo è il meccanismo. Mi viene da ridere perché è talmente semplice che non ci posso credere. Cioè, questo ammortizzatore qui, questo dovrebbe essere il freno in compressione. In compressione, no? Questo schiaccia la molla si comprime e l'unico freno idraulico in compressione che non c'è sarebbe la larghezza di questo attrezzino, no? Di questo pezzo qua. Dovrebbe
Diciamo che questo spinge l'olio, attraversa nel fluido l'olio e fa un attrito. E questo è la sua guida con dentro questi forellini qui, e non ha nessun tipo di lamelle né niente che frenano lo spostamento dell'olio. Quindi adesso cosa farò? Proverò a fare. Ovviamente ci studierò su un attimo. La guida fa questo lavoro qui, no? Però comunque il fluido in compressione in parte deve uscire da questi fori. E penso di provare a fare magari, però era un lavoro lunghissimo, mettergli delle lamelle su qua, in qualche modo provare a frenare quest'olio. O se no addirittura provare a modificare questo, cioè fargli una parte più chiusa, nel senso che sì, che questo deve spingere la molla in questo modo, però boh, lasciatemi pensare e poi nel prossimo video incomincerò a elaborare questa forcella. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima con la forcella RX aperta.